Checché ne pensasse qualcuno qualche tempo fa, il ritorno alla normalità dopo l'emergenza sanitaria passa attraverso la cultura e se per alcuni settori la ripresa si annuncia ancora drammaticamente complessa, quantomeno per i musei essa è già iniziata e con risultati incoraggianti. Lunedì, ad esempio, hanno riaperto l'Orto Botanico al mattino e il Museo Revoltella, ancorché quest'ultimo con orario ridotto il pomeriggio dalle 14 alle 19 e applicando una serie di protocolli rigorosi. Bisogna salire a piedi lungo i 6 piani e seguire un percorso obbligato per non tornare sui propri passi e quindi incrociare gli altri visitatori e poi uscire dalla terrazza del 6° piano e scendere lungo la scala esterna di emergenza proprio per ragioni di sicurezza. Per poter riaprire in tranquillità, il museo ha dovuto estendere anche al personale una serie di regole. Come dire, formare gli addetti per prendere la temperatura all'ingresso, poi dislocarli lungo il percorso espositivo per meglio presidiare appunto l'affluenza del pubblico in modo tale che non si creino assembramenti, che non sbaglino percorso. In tal senso Trieste ha scelto di riaprire con estrema cautela, senza per forza voler piazzare bandierine o ricercare primati a tutti i costi. Pertanto ha dovuto in qualche modo attrezzarsi. Attendere l'emanazione del protocollo comunale che riguarda la ripresa in presenza del servizio di tutto l'ente e attenerci strettamente ai dettati di questo documento. Che tratta vari temi, tra cui la sanificazione dei luoghi, le pulizie e via discorrendo, come si gestisce il pubblico, come si gestiscono i propri dipendenti e quindi attenerci a questo e attrezzarci di conseguenza anche all'interno degli spazi espositivi. Il 25 giugno riapriranno al Museo Schmid la mostra Zuchersikla, nonché il polo di Via Cumano con il Museo de Enriquez e il Museo di Storia Naturale, ma anche le strutture più visitate della città, il Castello di San Giusto e la Risiera di San Sabba. Le strutture che hanno ampi spazi all'aperto hanno anche, come dire, una fruizione in un qualche modo agevolata negli spazi all'aperto, però il protocollo vale per tutti. I musei civici lavorano anche per riprogrammare le mostre ospiti alla luce degli spostamenti causati dall'emergenza, ma anche e soprattutto per riaprire le restanti strutture. Faremo un ragionamento perché ne mancano pochi che sono il Winckelmann e il Museo d'Arte Orientale e il Museo Sartorio. Diciamo, questi dovremmo ancora fare una riflessione per capire con quali modalità aprirli e quando.